Oggi andiamo a esaminare un esercizio sulle onde. Si tratta di questo. Siano date due onde sonore armoniche che si propagano in aria di frequenza f uguale 70 Hz e ampiezza misurata in termini di pressione pari a 2,5 per 10 alla meno 3 Pascal, cioè 2,5 millipascal. Sapendo che la velocità del suono nell'aria vale 340 metri al secondo, A. Calcola la lunghezza d'onda. B. Calcola la differenza di fase tra le due onde sapendo che l'ampiezza dell'onda risultante vale 1,8 per 10 alla meno 3 Pascal, cioè 1,8 millipascal. E infine scrivi l'equazione completa spaziale e temporale dell'onda risultante sapendo che la fase iniziale a tempo 0 e posizione 0 di una delle due onde vale pi greco quarti. Allora, per riassumere, conosciamo di queste onde che danno luogo al fenomeno di interferenza la frequenza e la velocità di propagazione, che è la classica velocità del suono nell'aria. Inoltre conosciamo l'ampiezza. Il primo quesito è un quesito di livello base, chiede semplicemente di calcolare la lunghezza d'onda, per questo non è necessario tenere conto dell'interferenza. Il secondo quesito invece va ad analizzare proprio il fenomeno dell'interferenza e dando l'ampiezza dell'onda risultante dobbiamo capire qual è la differenza di fase tra le due onde. E infine si chiede di scrivere l'equazione completa spaziale e temporale dell'onda risultante, conoscendo anche qual è la fase iniziale di una delle due onde. Di una delle due onde, poi chiaramente l'altra è una fase diversa, altrimenti non avremmo un'interferenza con ampiezza diversa dal doppio delle due. E allora andiamo a esaminare il quesito. Cominciamo dal calcolo della lunghezza d'onda. Noi sappiamo che la lunghezza d'onda può essere calcolata dal prodotto della velocità di propagazione per il periodo dell'onda armonica considerata. Questo perché la lunghezza d'onda è anche la distanza percorsa da un segnale che si propaga a velocità v per un tempo pari ad un periodo di oscillazione. Ovviamente il periodo può essere scritto come l'inverso della frequenza. Di conseguenza ci troviamo con il rapporto tra velocità di propagazione e frequenza. Velocità di propagazione e frequenza sono proprio i dati che sono presenti nell'esercizio. Nell'esercizio sono riportati 340 metri su secondi per quanto riguarda la velocità e 70 Hz per quanto riguarda la frequenza. Sulla parte numerica abbiamo 340 diviso 70 che è anche 34 diviso 7, semplificando 1 a 0. Sulla parte delle unità di misura, da considerare che secondi a denominatore Hertz si possono semplificare dal momento che Hertz equivale a secondi alla meno 1. Quindi abbiamo 1 su secondi diviso 1 su secondi, si semplificano. Quindi resta metri, come è corretto che sia, visto che stiamo calcolando una lunghezza. 34 diviso 7 può essere calcolato con una comunissima calcolatrice. Allora andiamo a vedere un attimo. 34 diviso 7, 4,86 arrotondato a 3 cifre o 4,9 arrotondato a 2 cifre. I dati dell'esercizio sono a 2 cifre, quindi possiamo arrotondare a 4,9 metri. Questo è il valore della lunghezza d'onda delle onde acustiche considerate. In questo modo abbiamo risposto al primo quesito, al quesito A. Adesso esaminiamo il secondo quesito. Nel secondo quesito si chiede di calcolare la differenza di fase tra le due onde sapendo che l'ampiezza dell'onda risultante è 1,8 per 10 alla meno 3 Pascal contro 2,5 per 10 alla meno 3 Pascal delle onde prese singolarmente. Da notare che l'onda risultante ha un'ampiezza che è più piccola delle due onde che interferiscono, di conseguenza ci aspettiamo almeno parzialmente un'interferenza distruttiva. Allora andiamo a esaminare il problema. Noi sappiamo che quando abbiamo a che fare con due onde, con equazioni di questo tipo, due onde armoniche, possiamo scrivere nella forma ampiezza per coseno di omega t più 2 pi greco su lambda x più la fase iniziale. Scriviamo phi 1 per quanto riguarda la prima onda e per quanto riguarda la seconda onda avremo la stessa equazione, omega t più 2 pi greco su lambda x più phi 2. Phi 1 e phi 2 sono le fasi iniziali a tempo 0
e in posizione 0 per le due onde rispettivamente. Quindi le onde hanno stessa pulsazione omega perché hanno la stessa frequenza e stessa lunghezza d'onda perché si propagano nello stesso mezzo, cambiano le fasi iniziali. Allora, noi sappiamo che l'ampiezza A delle due onde vale 2,5 millipascal. È un'ampiezza espressa in termini di pressione. Infatti, se, volendo scrivere in modo più corretto l'equazione delle due onde, anziché scrivere genericamente Y, dovremmo scrivere il valore della pressione, visto che di pressione stiamo parlando, P uguale e P uguale. L'ampiezza potrebbe essere quindi una pressione e la stiamo esprimendo in millipascal. Ora, l'ampiezza dell'onda risultante, chiamiamola A', vale 1,8 millipascal. L'ampiezza dell'onda risultante come si può trovare? Beh, vanno sommate le equazioni delle due onde, membro a membro, quindi l'equazione dell'onda risultante è del tipo P uguale A, aperta parentesi, stiamo mettendo, raccogliendo a fattore comune l'ampiezza comune delle due onde, coseno di omega t più 2π greco fratto lambda x più φ1 più coseno di omega t più 2π greco fratto lambda x più fi 2. Ora possiamo andare a sfruttare una delle proprietà della trigonometria. Andiamo precisamente a controllare le formule di Prostaferesi. Le formule di Prostaferesi, è noto per chi conosce un po' la trigonometria, possono permettere di trasformare una somma di funzioni trigonometriche in un prodotto. Se le andiamo un attimo ad esaminare, andiamo a vedere che ce n'è una che permette di trasformare una somma di due coseni in un prodotto di due coseni. Coseno di alfa più coseno di beta è uguale a due volte il prodotto del coseno di alfa più beta mezzi e del coseno di alfa meno beta mezzi. Nel nostro caso, quindi riportiamo questa formula esattamente com'è. Coseno di alfa più coseno di beta è uguale a due volte il coseno di alfa più beta mezzi per il coseno di alfa meno beta mezzi. Nel nostro caso, alfa e beta altro non sono che gli argomenti che queste funzioni assumono nelle equazioni delle onde, cioè alfa e omega t più 2π greco su lambda x più φ1 e beta è omega t più 2π greco su lambda x più φ2. Andiamo a calcolare quindi a cosa corrispondono le combinazioni alfa più beta mezzi, alfa meno beta mezzi, alfa più beta mezzi corrisponde a omega t più 2π greco su lambda x più fi 1 più omega t più 2π greco su lambda x più fi 2 tutto diviso 2. Questo porta a omega t e omega t si somma, diventa 2 volte omega t diviso 2, dà come risultato omega t. Stesso discorso per 2π greco su lambda x e 2π greco su lambda x si sommano. Verrebbe 4π greco su lambda x, ma dividiamo per 2, quindi di nuovo si ripete 2π greco su lambda x. Rimangono φ1 e φ2 e quindi abbiamo la somma di φ1 più φ2 fratto 2, cioè la media aritmetica delle due fasi iniziali. Analogamente, alfa meno beta mezzi è uguale a, abbiamo la stessa operazione, solo che sopra stavolta compare una differenza, omega t più 2π greco su lambda x meno, scusate, più φ1, meno omega t meno 2π greco su lambda x meno φ2, tutto diviso 2. Possiamo subito notare che omega t a meno omega t si va a semplificare, 2π greco su lambda x e meno 2π greco su lambda x si va a semplificare, rimane la differenza φ1 meno φ2 fratto 2.
Di conseguenza, il risultato è Φ1 meno Φ2 fratto 2, o anche delta Φ fratto 2, dove abbiamo definito con delta Φ la differenza tra le due fasi iniziali. Di conseguenza, sfruttando adesso questi risultati, cioè questo e questo, e andandoli a sostituire nell'espressione che viene fuori dalla formula di Prostaferesi, l'equazione dell'onda risultante risulta la seguente. A lo dobbiamo riscrivere, al posto della somma di due coseni dobbiamo mettere il prodotto. Abbiamo quindi pressione uguale a coseno di omega t più 2 pi greco su lambda x più Φ1 più Φ2 fratto 2, moltiplicato il coseno di delta Φ fratto 2. Per chiarezza, visto che la parte dipendente dallo spazio tramite la x e dal tempo tramite la t compare soltanto in uno dei due coseni, mentre nell'altro non c'è nulla, c'è soltanto la differenza costante di fase tra le due onde, scambiamo di posto i due coseni. Questo lo portiamo qui e questo lo portiamo qui. In questo modo l'equazione diventa P uguale a coseno di delta Φ mezzi, coseno di omega t più 2 pi greco su lambda x più la media aritmetica delle due fasi iniziali, Φ1 più Φ2 fratto 2. Da notare che questa parte è costante sia rispetto allo spazio che rispetto al tempo. Di conseguenza, di fatto, rappresenta la nuova fase dell'onda risultante. Questa è A'. Invece qui abbiamo il coseno di omega t più 2 pi greco su lambda x più una fase iniziale. Quindi stiamo vedendo che il risultato della sovrapposizione di due onde sinusoidali con stessa frequenza e lunghezza d'onda è una nuova onda sinusoidale con la stessa frequenza e lunghezza d'onda, cambia la fase iniziale e cambia l'ampiezza. Stiamo vedendo quindi che l'ampiezza risultante A' è data da A coseno di delta Φ mezzi. Noi conosciamo A, conosciamo A', siamo in grado così di calcolare il coseno di delta Φ mezzi. Precisamente abbiamo coseno di delta Φ mezzi uguale ad A' su A. Scusate, dobbiamo correggere un errore. Ci siamo dimenticati, altrimenti rischiamo di avere un valore del coseno non compatibile con la trigonometria. C'è questo 2 che non abbiamo riportato, quindi lo dobbiamo scrivere qui, e quindi anche qui, e quindi anche qui. Di conseguenza lo ritroviamo anche qui sotto. Con questa espressione siamo in grado di conoscere la differenza di fase. I numeri forniti nell'esercizio prevedono per A' un valore di 1,8 mPa e per A un valore di 2,5 mPa. Quindi coseno di delta Φ mezzi uguale a 1,8 mPa fratto 2 volte per 1,5 mPa. L'unità di misura si semplifica visto che è la stessa, il coseno deve risultare una quantità dimensionata, quindi abbiamo 1,8 diviso 5 uguale, prendiamo a prestito la calcolatrice, 1,8 diviso 5 uguale 0,36, esatto. Questo è il risultato del coseno. Di conseguenza, per delta Φ mezzi possiamo prendere come uno dei valori possibili l'arco coseno di 0,36. Possiamo calcolarlo, sempre prendendo in prestito la calcolatrice. Allora, 0,36, andiamo a calcolare l'arco coseno. Per fare questo serve la funzione inversa.
In gradi è 68,89 eccetera. Se vogliamo trasformarlo in radianti, dobbiamo dividere per 180 e moltiplicare per il pi greco, che approssimiamo per il momento a 3,14. A tre cifre significative è accettabile. Quindi abbiamo un angolo di 1,20 radianti. Oppure semplicemente, se vogliamo lasciare il pi greco indicato, ridividiamo per 3,14 e 0,383 rappresenta l'angolo espresso tramite il pi greco, cosa che può tornare utile. Quindi questo è il valore della differenza di fase, però diviso per 2, che significa che delta phi è uguale a 2 volte quest'angolo. Riprendiamo la calcolatrice. Moltiplicato 2 uguale 0,766 radianti. Per pi greco radianti, 7,766 pi greco radianti. Quindi questo è il valore della differenza di fase. Ora andiamo a guardare nel testo dell'esercizio. Calcola la differenza di fase, abbiamo risposto così alla seconda parte del problema. Per la terza parte si dà il valore della fase iniziale di una delle due onde. La seconda onda quindi può avere una fase che è data da questa più la differenza di fase che noi abbiamo trovato. Vediamo di ragionare su qual è la prima e qual è la seconda. Beh, in realtà è irrilevante, siamo noi a decidere quale indichiamo come numero 1 e quale indichiamo come numero 2. Nella notazione che abbiamo scritto, noi abbiamo indicato con delta phi la differenza phi 1 meno phi 2. Di conseguenza, se associamo a phi 1 il valore di pi greco quarti, phi 2 risulta essere pari a phi 1 meno delta phi, mettendo phi 2 a sinistra e portando delta phi a destra. Di conseguenza abbiamo pi greco quarti meno 0,766 pi greco. 0,766 pi greco. Il pi greco lo lasciamo in evidenza e abbiamo un quarto meno 0,766. E in questo modo abbiamo pi greco per un quarto meno 0,766. Andiamo a prendere presto di nuovo la calcolatrice. Mettiamo un meno 1 moltiplicando per meno 1. Quindi 0,025 meno 0,766 è uguale a meno 0,430, approssimato a tre cifre significative. Quindi abbiamo un meno 0,430. Questo è il valore della fase 2. Questo è Φ1, fase iniziale numero 1, e questa è la fase iniziale numero 2. Se esaminiamo cosa chiede esattamente il testo del problema, scrivi l'equazione completa spaziale e temporale dell'onda risultante sapendo che la fase iniziale a tempo 0 e posizione 0 di una delle due onde vale pi greco quarti. L'onda risultante ha come fase iniziale la media aritmetica delle due fasi. L'onda risultante ha la fase iniziale pari a phi 1 più phi 2 fratto 2. Quindi si prende pi greco quarti, si somma meno 0,430 pi greco, si divide per 2 e si ottiene la fase iniziale, chiamiamola phi con 0, dell'onda risultante. L'onda risultante è quindi un'equazione P uguale a A', il cui valore abbiamo calcolato, cioè no, meglio conosciamo, è 1,8 millipascal, per coseno di omega t più 2 pi greco su lambda x più phi con 0. Phi con 0, lascio a voi il calcolo dettagliato, quindi viene fuori da questa espressione qua. Per quanto riguarda omega, viene fuori dal prodotto
prodotto di 2π greco per la frequenza, cioè 2π greco per 70 radianti al secondo. E per quanto riguarda la lunghezza d'onda, l'abbiamo calcolata prima. Se andiamo a guardare i risultati precedenti, eccola qui, la lunghezza d'onda è 4,9 metri. Quindi 4,9 metri. La conoscendo i valori numerici, questo è da completare, della pulsazione, della lunghezza d'onda e della fase iniziale e dell'ampiezza, abbiamo l'equazione completa dell'onda risultante, così viene risolto l'esercizio.